Oggi sto andando in un posto, non so dove sto andando sinceramente, che non ho avuto tempo di studiare questo posto, però sto seguendo la scia come mi hanno consigliato, anche se i posti da salire sono due. Si può salire di là, su questa montagna qua. Mi hanno detto che era una montagna che somigliava tipo la luna. E si può salire di qua. Andare là sopra. La direzione dovrebbe essere giusta perché mi hanno detto di seguire la folla e dove salgono le funivie. Come dicevo, io non so se riesco a salire fino a sopra. Ammazza quante alte, no, e chi ci deve arrivare da sopra? Vedete la funivia dove si ferma? Ciò vuol dire che dovrei arrivare là sopra. Ah, boh, non so come si fa, non credo, chissà che. Non so se è fattibile, se ce la faccio. Anche se mi attira più salire là, dove stanno, non si vedono più. Più salire quel punto là e andare a mirare il panorama che si vede là dietro. Sembrerebbe una vallata che scende. Quello forse la marmolata. Purtroppo non conosco le montagne qua. Comunque arrivo fino a un certo punto, poi mi torno indietro. Bisogna salire da sopra. E oggi non è la giornata per fare queste salite. Sono molto pesanti. Sono salite molto più pesanti. Sono le salite come l'ho fatto al Koldai, oppure quando sono andato a Dandermoia. Sono una di quelle salite che ti spezzano le gambe. Se andavo a sola pista mi sa che era molto meglio. A quest'ora stavo già quasi in vetta, ho messo mezz'ora in più di strada. Praticamente il navigatore mi ha fatto fare tutta via normale, senza autostrada. Ho messo 30 minuti in più. Se stavo a sola pista adesso, avevo fatto già un'ora di viaggio a piedi. Ci vorrebbero 3 ore. Ma quando vado al lago di Sora, visto, ci metto massimo 2 ore e mezza. Io dovrei continuare a camminare dove vanno quelle persone. Salire quelle salite che non è uno scherzo, veramente ripidissime, così, così. C'è uno strano rumore che proviene da quella zona là. Non so se sta crollando la terra. Ma chi è un animale quello? Che cos'è sto coso? Non capisco se è un animale o è qualcosa che è stato lasciato lì. Sembra troppo immobile per essere. Andiamo a vedere. Sembra morto. Però sento uno strano rumore. Sembrerebbe come se ci fosse una fonte di acqua. Mi sa che è un animale. Vediamo se lo riesco a beccare. È una marmotta.
Vediamo se c'è la tana. Sì, c'è la tana. Io ti aspetto qua. Non mi muovo. Io ho messo un po' di pappa, però adesso me ne vado un po' più lontano, perché se devo, vuole uscire, non gli do fastidio. Però non riesco a vedere se esce fuori. Fammi vedere se esce. Se si può prendere. Gli ho messo un po' di pane e un po' di prosciutto. Devo andare a vedere, non ho capito se c'è una sorgente di acqua che scende. O è sabbia continuamente che sta scorrendo da qualche parte. Ho messo il telefonino mio a fare una ripresa, l'altro telefono, sperando che non se lo tira nella tana. C'è gente seduta, io avevo visto gente seduta, adesso non le vedo più. Stavo cercando di capire che cos'è sto rumore. Ah, di là pure salgono. Vedete che spettacolo qua sopra. A questa altezza comunque è bello, solo che salire da sopra mi ammazzerei, non so nemmeno quante ore di cammino a piedi. Vedete come vanno, vedete come, ah, non si vede bene, ecco, vedete come vanno lenti le persone. Beh, immaginate come è pesante questa salita. Infatti la maggior parte vanno tutti con la Lovivia, io non ci tengo proprio, se devo fare una montagna la devo fare a piedi. Vediamo se è sparito il pane. No, ci sta ancora. Evidentemente non gli piace. L'ho messo più dentro. Come si chiama la marmotta? Queste dovrebbero essere le marmotte fischianti. Però non so come si chiama un verso di marmotta. Mi sto un po' arrampicando un po' così per andare a vedere un po' il panorama. Vedi che bellata. Sono salito su una parte con una grande roccia, non è tanto alto, però è un po' scivoloso. Mi sono messo in un punto strategico per vedere tutto il panorama. E se mi viene in testa, guarda, questo lato è più alto. Se mi viene in testa, salgo anche là, che sto ancora più alto. Vedete. Qua è un posto ideale per chi vuole passeggiare, camminare un po', ma senza stancarsi tanto. Sono sceso da questa, ma adesso me ne vado su quella che è un po' più alta. Mentre gli altri si divertono a salire in cima, io mi diverto a giocare qua tra una roccia e l'altra. E non ho nemmeno le scarpe da trekking.
Questo mi ricorda un percorso che ho fatto a Passo Giao. Ragazzi, sempre più in alto. Mi diverto così. Anche se devo stare attento a come metti i piedi, che qua se cado, anche se sono solo 3 metri, mi spezzo le gambe, non solo. Visto che c'è una memoria piena, devo iniziare a cancellare qualcosa, porcaccia zuzza. Questo posto è stato definito come il paesaggio lunare perché dicono che ricorda un po' la luna, anche se sulla luna non credo che ci sia l'erba, però vedete com'è fatta, pieno di rocce. Adesso sono arrivato sul prato, devo sistemare un po' questa fotocamera che si vede un po' pessima. Adesso c'è tutto questo prato, mi faccio un bel giro, vado un po' girovagando un po' dappertutto. Laggiù, sotto quella montagna, là ho la macchina, però quando ci sono questi prati così è bello andare un po' in giro. Ups. Sembra così lontano e poi invece subito ci si arriva dappertutto. C'è una strana struttura laggiù. Devo capire che cosa sia, una fortezza militare. Mamma mia, ci tengo una voglia che la gente di salire così in alto. Non è che mi sta passando la voglia di andare in montagna? Mi sto facendo vecchio? Chissà. Io se avessi più giorni di ferie, oppure comunque, se ci pensi e cambi idea su qualche percorso, posso benissimo farlo a farmi la cima del Serrapis. Mi riposo a sufficienza, elimino qualche percorso e ci potrei andare. Adesso vado su quella collina, voglio vedere se ho visto delle persone andare di là e non l'ho vista più tornare. Voglio vedere se è fattibile scendere di là. O devo arrivare là sopra per vedere il panorama, vediamo. Adesso ho cambiato sentiero, andiamo a vedere cosa ci sta. Ci sono delle strane case, non so la gente cosa va a fare da sopra. Andiamo a scoprire. Non è una strana casa, è una chiesa. Non avevo capito. Ci sono un sacco di lapide di morti, di gente che è deceduta salendo, di gente che è deceduta, questa non credo che sia deceduta, fuori un sacco di lapide, di gente che è deceduta nel salvare altre persone. Oh, per malattia o per altre cose che è arrivato qua sopra. Tutti vuoti. Andiamo a vedere cosa c'è scritto vicino a questa roccia o qualche altra cosa. Qualche altro caduto. Ah, Madonna del fuoco.
continua la salita. Non è tanto pesante, ma piano piano, piano piano, continua sempre. Lenta ma continua. Andiamo a vedere sopra cosa ci sta. Vedete quanto è alta quella, la bisogna scalarla. Che strano. Ci sono le macchine. Di là, là. Ma è che si vedeva grandi rossi, eh? Arrivati qua, ci sono due rifugi. Adesso mi faccio prima il rifugio più lontano. E poi mi vado a fare quello da questa anche la funivia. Andiamo a vedere. Guarda che spettacolo. Fa venire la pelle d'oca. Vedete quella montagna di fronte? Quella non voglio sbagliare, ma mi sa che è la Marmolada. Anche se la neve è quasi tutta sciolta. Ecco qua. Almeno sono arrivato un posticino bello, andiamo a vedere là sopra le persone che stanno facendo. Ultima saltina, andiamo a vedere perché tutti salgono di qua. Qua si dovrebbe vedere di fronte tutta la Marmolada, in tutta la sua bruttezza, visto che si sta sciogliendo tutta la neve. Eccomi qua. Quella è la Marmolada o quella che ne resta. E questo è un gravissimo allarme mondiale. Questa questo è un allarme mondiale, stavo dicendo l'inizio della fine del mondo, ma quello c'è iniziato da parecchio. Non ho mai visto la Marmolada così asciutta, senza neve. È una cosa, eventi rari, che purtroppo quando succedono vuol dire che le cose non stanno proprio bene. Il rifugio è qui, pochi passi sono arrivati in cima e vado a vedere cosa mi aspetta. Oh mamma. Però stranamente qua non vedo gente, non vedo movimento. Mi sa che per colpa che la funivia è chiusa, forse non ci sono clienti. Boh. Mamma mia. Devo scendere anche di là. Devo scendere anche io di qua. È molto più semplice. Devo arrivare laggiù. Devo arrivare laggiù e poi devo andare di là. Allora, è tutto chiuso, chissà come mai. C'è un'altra funivia ancora per questa chiusa. Strana sta cosa. È tutto chiuso. Il bar è chiuso, ci sono solamente due rifugi aperti. Uno qua giù dove sono stato prima. Tutto pizza e roba, tutto chiuso.
uno dove stavo prima e un altro circa 2 chilometri più avanti. Andiamo a vedere che ci sta di bello qua. Buongiorno. Ecco l'altro rifugio che invece è aperto e affollato laggiù. Dovrei scendere e dovrei fare questo paio di chilometri a piedi e raggiungere quello. Non c'è voglia di buttare soldi qua, ci vogliono le carte di credito ogni volta.